Amici e sportivi appassionati di handball maschile, un cordiale saluto dal Pala Giorgio Binchi. Si gioca la prima giornata del girone di ritorno, la decima nel campionato di Serie A1 di pallamano maschile, girone B. La SD Lions Teramo nel suo secondo incontro casalingo consecutivo ospita il Romagna. Come al solito qui vicino a me c'è Marco De Federicis. Buonasera a tutti i telespettatori di Super J. Oggi sì, inizia il girone di ritorno, inizia contro una squadra che Teramo ha già sconfitto in trasferta. L'unica insidia oggi può venire soltanto da un calo di concentrazione, altrimenti diciamo insomma dovremmo aspettarci una partita piuttosto tranquilla. La classifica d'altronde è parla chiaro, perché il Romagna ha solo 2 punti in classifica, mentre la formazione biancorossa in classifica è al terzo posto, o meglio condivide il terzo posto al pari di Cingoli a quota 10, a 2 lunghezze dalla capolista Bologna. Il primo attacco della formazione teramana, il gol da parte di Riccardo Di Giulio. Subito avanti la formazione teramana con Riccardo Di Giulio. Dopo 40 secondi nel corso del primo tempo, Romagna, che l'anno passato di fatto fece un'ottima regular season, poi nella fase pool playoff si vide sorpassare da un'ottima Città Sant'Angelo, Farma più Città Sant'Angelo, con Roberto Pieragostino, che l'anno passato difendeva proprio i colori della formazione angolana, che poi andò di fatto a fare gli spareggi per accedere alla semifinale scudetto, ma negli spareggi giocati al Pala Santa Filomena di Chieti alla fine fu un'altra formazione a salire e a passare ad accedere alla semifinale, non Città Sant'Angelo, e comunque disputò la sua miglior stagione storica in Serie A1 maschile. In attacco il Romagna, ovviamente in completo nero, mentre c'è il gol da parte del numero 15, Alexandru Rotaru, con diciamo intanto la prima novità rispetto alle ultime uscite, c'è Alessio Collevecchio subito a difendere i pali. Sì, è una scelta assolutamente condivisibile, ripeto, si può, dopo l'ultima partita Alessio Collevecchio ha dimostrato di essere in grado tranquillamente di gestire qualsiasi momento della gara, non c'è alcuna necessità di far scendere prima l'uno poi o l'altro. L'unica cosa da notare e da ricordare per la gara è che bisogna prestare assolutamente molta attenzione in difesa e non avere cali come è successo in questo frangente. Teramo deve assolutamente mantenere una concentrazione in entrambe le fasi, sia di attacco che di difesa, perché altrimenti, ripeto, l'unica insidia può venire da questo tipo di atteggiamento un po' trascurato. Infatti Romagna oggi è qui giustamente con una gran fame, perché deve recuperare punti, e se gli si lascia spazio poi degli uomini che possono andare a segno ce li ha, ovviamente. Assist preziosissimo, non in campo ma sugli spalti, da parte di Marco De Federicis, perché uno degli uomini proprio autori di tanti gol nel Romagna è proprio Dario Chiarini, che è andato a segno, maglia numero 8, lui è il capocannoniere di squadra con 44 reti messe a segno. Vantaggio Romagna 2-1 dopo 3 minuti nel corso del primo tempo. Ovviamente in settimana il tecnico Marcello Fonti ha istruito la squadra a dovere sul fatto di non sottovalutare assolutamente l'impegno, perché il Romagna, al di là di qualche giovane in campo, perché sono stati un po' ridotti i programmi rispetto agli altri anni, ma sicuramente ci sono dei giocatori importanti, Chiarini su tutti, ma soprattutto il capitano che è il numero 12, Fabrizio Tassinari. Ora c'è un tiro di rigore a favore della formazione biancorossa con Riccardo Di Giulio, che ha già segnato l'unico gol messo a segno dai biancorossi e va a bissare grazie al tiro di rigore. 2 reti per Riccardo Di Giulio, punteggio che torna in parità. Ovviamente nella descrizione della partita non ho menzionato i 2 arbitri, che sono Ronzolo Russo di Fasano e Antonio Strippoli di Trigiano in provincia di Bari. 4 minuti andati via, 2-2 il punteggio, mentre ora c'è il attacco romagnolo con Chiarini. Pallone per il numero 19, Minoccheri. Romagna che arriva dalla sconfitta sul campo del
Padova per 34-23. Ricordiamo anche il match d'andata giocato lo scorso 16 settembre al Pallacavina di Imola con la vittoria teramana 26-20. Con 8 reti da parte di Riccardo Di Giulio, che probabilmente sta giocando un ottimo campionato, ma magari quando vede Romagna vede, si galvanizza ancora di più. Gol ora da parte di Roberto Pierragostino, bella difesa e bell'attacco. Ma difesa un po' meno onestamente, perché Teramo ha commesso un errore, specialmente non ne ha approfittato Tassinari, ma aveva la possibilità di andare direttamente alla conclusione. C'è un po' di disattenzione dietro, da ricordare che Romagna fondamentalmente fonderà tutta la sua azione d'attacco su tre giocatori che sono Dal Fiume in quanto pivot, Tassinari e Chiarini. Bisogna riuscire a spezzare la partenza, diciamo, della terza fase, cioè della manovra di attacco, e poi non è una squadra che ha grandi soluzioni dall'ala, quindi basta spezzare proprio la manovra all'inizio della fase di attacco e Teramo dovrebbe avere vita facile, però devi essere concentrato dietro ed evitare le penetrazioni che Teramo sta subendo un po' troppo. Di nuovo parità, perché nel frattempo è andato a segno Alessandro Rotaru, per lui seconda rete personale, 3-3 il punteggio. Si resta in zona attacco per la Lions Teramo con il contatto subito da Giampietro. Pallone ora per Toppi, Pierragostino. Oggi nella formazione biancorossa non c'è Matteo Di Marcello tra i convocati ed è in panchina il giovane Valentin Vasile, maglia numero 18 per Marcello Fonti. Toppi, pallone per Pierragostino. Teramo ovviamente è la seconda gara consecutiva in casa, arriva dalla splendida vittoria, importantissima soprattutto contro Cingoli. A segno ancora Pierragostino, seconda rete per Pierragostino, due reti a testa per Pierragostino e Di Giulio, 4-3 più 1 di nuovo per la Lions Teramo. Pallone controllato da Chiarini, ora Rotaru, Tassinari, ancora Chiarini, poi l'entrata da parte di Rotaro, ma la parata da parte di Alessio Collevecchio. Pierragostino già dall'altra parte Teramo, Toppi dall'ala di Giulio, finta la conclusione, poi ancora Toppi, Pierragostino vuole entrare in area, fallo su Pierragostino, tiro di rigore per la Lions Teramo. Andrà ancora Riccardo Di Giulio, c'è ancora un cartellino giallo, questa volta per Minnoccheri, in precedenza era toccato a Paolo Toppi del Teramo. Ancora Di Giulio contro il portiere del Romagna. Il tiro questa volta finisce sul palo, si resta 4-3 dopo 7 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Tassinari, Chiarini. Tassinari, Chiarini prova la conclusione, il gol da parte di Chiarini. Il gioco che fa Romagna è sempre lo stesso, pivot fuori, incrocio dei terzini per lasciare appunto la possibilità del tiro a Chiarini o a Tassinari. E Teramo deve riuscire a spezzare questo servizio da parte del pivot, quindi anche passare a una difesa 5-1 non sarebbe una cattiva idea. 8 minuti andati via, 4-4, punteggio in perfetta parità qui al Pala Giorgio Binchi tra Lions Teramo e Romagna nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie 1 di pallamano maschile girone B. Pierragostino, Toppi, tiro di Toppi fuori, c'è fallo, ancora tiro di rigore, il terzo per la squadra di Marcello Fonti. E questa volta va Cristian Giampietro dopo l'errore in precedenza di Riccardo Di Giulio. Rete da parte di Cristian Giampietro con il portiere maglia numero 30 Martelli, che non ha potuto far nulla. Torna a condurre la squadra del presidente Salvatore Faragalli. 5-4 il punteggio, 9 minuti trascorsi. Tassinari, intervento su Rotaru,
C'è il time out richiesto dal tecnico Domenico Tassinari, uno che di partite di pallamano ne ha viste. Tassinari è un'istituzione della pallamano italiana e merita e meriterà sempre un grandissimo rispetto. Adesso sta passando un momento piuttosto difficile con una squadra che si è rinnovata, ha perso degli elementi molto importanti e sta vivendo un campionato molto molto difficile. Detto questo, per tornare alla partita, Teramo sta patendo la circolazione di palla a tratti anche un po' stucchevole, anche un po' troppo insistita da parte di Romagna. Ripeto, a mio modesto parere servirebbe spezzare questa manovra sin dal nascere, perché tanto il gioco che fanno è sempre lo stesso, cioè far uscire il pivot per poi andare a incrociare con i due terzini. È l'unico pericolo in questo momento che può presentare Romagna. Dall'altro lato, in attacco, è un po' una forzatura per Teramo cercare l'uno contro uno e la soluzione del solito Pieragostino, che in troppe occasioni, in troppe partite, si accolla sempre la responsabilità di dover andare a segno. Questa potrebbe essere un'ottima partita per sfruttare le ali che Teramo ha, perché a parte che Romagna non ha una grandissima difesa in quei settori, a prescindere da Tassinari, ma poi patisce moltissimo la circolazione veloce e potrebbe essere una difesa che può creare grosse maglie, ampie maglie per Teramo per penetrare e lasciare le ali al tiro. Esaurito nel frattempo il time out richiesto da Domenico Tassinari, Minoccheri porta palla per il Romagna, ora Rotaru, intervento difensivo da parte di Di Giulio, comunque possesso in attacco ancora per la formazione ospite, con cartellino giallo anche per Cristian Giampietro. Tassinari, il tiro e il gol da parte di Tassinari, prima rete per capitano Fabrizio Tassinari al decimo minuto e di nuovo parità 5-5 il punteggio. Tiro fuori da parte di Toppi, ma si resta in zona attacco perché c'è un'infrazione subita proprio dallo stesso giocatore biancorosso. Pieragostino, Giampietro, Di Giulio, ancora Giampietro, fa girare palla la squadra di Fonti. Toppi, rischio passivo, alzato il braccio da parte dell'arbitro. Ora c'è doppio palleggio da parte di Giampietro, dunque palla persa in attacco da Teramo. 11 minuti andati via nel corso di questo primo tempo. Perfetta parità al Palabinchi, mentre Minoccheri prova dall'ala e va a segnare. Prima rete per Minoccheri. 6-5 per il Romagna. Entra in campo Adriano Valeri, Adriano Quirino Valeri, che anche contro il Cingoli ha fatto vedere con 5 reti, 2 nel primo tempo e 3 nel rush finale, di poter sfruttare le proprie potenzialità, ovvero un tiro micidiale dalla distanza. Pieragostino, Di Giulio, poi lo scarico per Valeri, Savini non riesce a entrare dall'ala, Valeri si alza, la parata da parte di Martelli. Tassinari, Romagna dall'altra parte, Chiarini. Tassinari. In campo anche il numero 3 per il Romagna, ovvero Giuseppe Dalfiume, classe 97. La parata adesso importantissima da parte di Alessio Collevecchio sull'ingresso di Rotaru, poi dall'altra parte Pieragostino, rete di Pieragostino ma non viene convalidata, resta comunque in zona attacco la formazione di Fonti, e da ripetere anche il tiro franco. 17:30 da giocare per chiudere il primo tempo. Valeri, Toppi. Valeri, finta la conclusione, Pieragostino. Di Giulio, Valeri,
Pieragostino, la splendida parata di Martelli. Sì, ancora Teramo, non è entrata ancora nella dimensione di questa partita. C'è una circolazione di palla troppo lenta, troppo macchinosa. Non si cercano le ali e soprattutto una difesa che non si sta assolutamente comportando a dovere. Marcello Fonti non a caso ha chiamato il time out in questo momento perché la difesa veramente sta concedendo troppo. Ripeto, Romagna non può far altro che concludere per vie centrali, quindi dai terzini e dal centrale, quindi il pivot eventualmente se si creano degli spazi. Io non credo che sia, a mio modesto parere, il caso di insistere su una difesa 6-0 perché comunque si lascia la possibilità ai terzini di tirare, quindi bisognerebbe spezzare la manovra di Romagna e cercare appunto anche con una semplice 5-1 perché loro soffrono tantissimo l'aggressività della difesa, quindi uscire fuori causa grossi problemi a Romagna che una volta messa in difficoltà con gli schemi che usa trova problemi per andare a conclusione, quindi credo che bisognerà necessariamente trovare una chiave diversa, soprattutto in difesa, perché si stanno aprendo degli spazi enormi e questo è indice di poca attenzione e di mancanza di concentrazione. Ovviamente è arrabbiato Marcello Fonti, esaurito il time out sul doppio vantaggio per il Romagna a 16:43 dalla conclusione del primo tempo, 5-7 il punteggio con Rotaru che al momento è il miglior realizzatore con 3 reti per la formazione ospite. Pieragostino, il pallone per Toppi, nuova azione d'attacco per la formazione teramana. Pieragostino, Valeri, Toppi. Pieragostino, finta al tiro, poi il pallone a Valeri, rischio passivo, Toppi, Di Giulio, Pieragostino, ancora Valeri, Savini, prova l'ingresso, la parata ancora di Martelli, in attacco difficoltà per Teramo, dall'altra parte Collevecchio va a parare sul tiro da parte del numero 10 Panetti. Ed è un grande salvataggio quello di Alessio Collevecchio, soprattutto perché Panetti era di fatto solo di fronte a lui, ma poi arriva, ma soprattutto perché ha evitato il più 3, non riesce a evitarlo adesso il più 3 con Rotaru ancora una volta. Quarta rete personale, 5-8 al quindicesimo, praticamente siamo a metà primo tempo e Romagna conduce 8-5. Pieragostino, Valeri, Toppi, Valeri, il tiro e il gol da parte di Valeri. Non è comunque questa la manovra che deve cercare in attacco Teramo, perché troppi passaggi, ci si espone troppo al rischio di passivo, poi si passa a conclusioni forzate e si corre il rischio di sbagliare. Comunque la partita va vinta in difesa e continuo a ripetere, a mio parere bisogna aggredire Romagna molto molto di più perché loro soffrono le difese aggressive. Dopo qualche azione peraltro almeno è arrivato il gol, ora si recupera palla in difesa, Toppi, il pallone per Valeri, Toppi, il tiro, la parata di Martelli, fallo su Toppi da parte di Chiarini che viene ammonito, cartellino giallo per Chiarini, quarto cartellino giallo estratto dai due arbitri, Lorusso e Strippoli. Toppi, pallone per Valeri, si fa sentire ora il pubblico anche oggi numeroso sugli spalti del Palabinchi. Toppi, Pieragostino, Valeri. Non si intendono, Vale, Toppi e Di Giulio. Di Giulio andava verso di lui, il pallone si perde dunque sul fondo, Romagna di nuovo in avanti con Tassinari, il tiro, la parata da parte di Collevecchio, poi c'è difesa dentro da parte di Riccardo Di Giulio. Torna in campo dal Fiume per il Romagna, 13:30 da giocare per chiudere il primo tempo, avanti sempre di 2 gli ospiti, 8-6. Tassinari, Fabrizio Tassinari.
Tassinari finta il tiro marcato da Valeri. Tiro franco per la formazione del Romagna. Scambia di posizione in attacco il Romagna, ora c'è Panetti in posizione di pivot, il tiro fuori da parte di Tassinari, ma c'è il fallo da parte di capitano Andrea Di Marcello, che è anche il primo giocatore della gara a prendere i due minuti. Dunque inferiorità numerica per la formazione biancorossa al 17° di questo primo tempo. Tassinari. Parte di Rotaru, il tiro e il gol da parte di Rotaru. Quinta rete personale, di nuovo più 3 per il Romagna, 9-6. Il punteggio. Valeri. Giulio Savini prova a cambiare di posizione gli uomini, Marcello Fonti, Valeri, Toppi, Pieragostino, il tiro con la deviazione di Martelli, anche il palo, si perde comunque l'occasione d'attacco per Teramo che è sotto di 3 gol. Almeno adesso si è vista già una circolazione di palla un po' più veloce che con il coinvolgimento delle ali, e questo è quello che deve fare Teramo, deve far muovere questa difesa da una parte e dall'altra, perché poi i buchi si creano. Ricordiamoci che Romagna è una squadra che prende 30 gol di media partita, quindi è abbastanza anomalo che trovare queste difficoltà in attacco, ed è abbastanza anomalo che Teramo, che è la migliore difesa del campionato, si trovi a prendere così tanti gol. Evidentemente c'è qualcosa che non è stato regolato a dovere. L'ha detto Pieragostino prima, bisogna svegliarsi un pochino, calmarsi, riordinare le idee e attaccare la difesa di Romagna come si deve. Loro conoscono il nostro gioco, quindi ci concedono il tiro da fuori, ma noi siamo molto bravi sull'uno contro uno, e quello deve essere il gioco che dobbiamo fare, cercare molto le ali. La rete di Mattia Minoccheri per il più 4 Romagna, che poi recupera ancora il pallone con l'errore di Teramo. Di Marcello, come rientra dai 2 minuti, riesce a recuperare questo pallone in difesa, può essere questa la carica decisiva per i biancorossi. Toppi dall'altra parte, Pieragostino, il tiro fuori da parte di Roberto Pieragostino. Romagna che, tra parentesi, Teramo è arrestata anche dopo la gara col singolo, la miglior difesa del girone con 177 gol subiti, ma si stanno affrontando anche i due peggiori attacchi. Romagna 181 gol fatti, Teramo 182, e a 10 minuti dalla fine del primo tempo il Romagna è anche il penultimo miglior attacco, perché Teramo è di ora il peggior attacco, ma ovviamente i conti si faranno alla fine della gara. Romagna avanti 10-6 a 10 minuti esatti dalla conclusione del primo tempo. Rotaru, Chiarini, il gol da parte di Chiarini. Terza rete di Chiarini, massimo vantaggio ovviamente per Romagna, va a ridurre le distanze Paolo Toppi con la prima rete personale, 7-11. Rotaru, palla per Fabrizio Tassinari. 11 per chi è in attacco, 7 per chi è in difesa. Al minuto 21 di questo primo tempo. Tassinari, pallone per Chiarini. Minoccheri. Tassinari. Fallo di Andrea Di Marcello. Rischio passivo, arbitro col braccio alzato. Tassinari dentro, Pieragostino recupera il pallone con Levecchio, il lancio lungo per Barbuti che entra in campo, tiro deviato, sarà tiro di rigore.
Oltretutto un'altra chiave di lettura è questa, ed è successo per esempio con una squadra che ricorre molto al contropiede come Padova. Se tu aggredisci la difesa di Romagna, loro sono costretti all'errore avendo poche soluzioni, si deve giocare la partita tutta in seconda fase in contropiede. Un diciamo fondamentale tattico che a volte Teramo dimentica, al quale non ricorre così spesso. Questa è una partita che necessariamente ti chiede di impostare un po' diversamente tutta la gara, e ripeto, bisogna spezzare la manovra e aggredire l'attacco di Romagna. Gian Pietro ha trasformato il tiro di rigore e parziale 2-0 a favore di Teramo, che ora 8-11 dopo essere stata sotto di 5 reti e recupera ancora palla in difesa. Con il pallone di Collevecchio che arriva Gian Pietro. Se ci facevi caso, adesso Andrea Di Marcello era un metro fuori proprio ad aggredire la circolazione di palla, ad aggredire Tassinari e quindi a impedire che partissero gli schemi a favore dei terzini. Gian Pietro, il pallone per Valeri che si alza, il tiro parato, poi recupera Chiarini. 11-8, avanti comunque in Romagna. Chiarini, Rotaru, il gol da parte di Rotaru, sesta rete personale per Alessandro Rotaru. ...23 minuti andati via nel corso del primo tempo, Romagna avanti di 4, 12-8... Pieragostino, il pallone per Valeri che prova a alzarsi, poi Pieragostino, anzi Gian Pietro. Valeri, Pieragostino. Ancora Valeri che prova il tiro respinto dal muro difensivo di Romagna, che poi parte in contropiede con Chiarini. Il numero 17... Carlo Golini tende l'arrivo dei compagni, si ferma al contropiede di Romagna che comunque resta in possesso, in campo anche con la maglia numero 9 Ernesto Andalò. Sono 6 minuti per chiudere il primo tempo. Chiarini, il tiro, palo, poi recupera ancora in Romagna però. Tassinari, il tiro di Rotaru, la parata di Collevecchio, poi c'è l'invasione da parte di Minoccheri. Gian Pietro, Pieragostino, ancora Gian Pietro, il tiro fuori da parte di Gian Pietro che ha provato questa occasione. Dall'altra parte il contropiede e il gol da parte del numero 17 Carlo Golini, classe 97. Di nuovo più 13 per il Romagna a 5 della fine del primo tempo, 8-13. Gian Pietro, il pallone per Toppi, dentro Toppi, il tiro, gol da parte di Toppi. Qualche modo col pallone che entra ingannando il portiere Martelli, ma seconda rete per Toppi in questo incontro. Adesso si è passati alla 5-1, vediamo se porta i frutti che speravamo. Vedi come la palla gira con molta più difficoltà e la manovra per andare al tiro risulta molto più complicata. Quindi si è già sposto sotto passivo e come vedi il tiro forzato ha prodotto la parata di Collevecchio. Credo che la chiave sia questa. La parata di Collevecchio che in questo finale sta provando a tenere i suoi a galla. Ora Gian Pietro, il pallone per Andrea Di Marcello. Ultimi 4 minuti del primo tempo. Di Giulio, Pieragostino, Toppi ancora, palla per Barbuti, Toppi, Pieragostino,
Rischio passivo per Teramo e viene fischiato. A 3.30 dalla conclusione del primo tempo. D'altra parte c'è con la maglia numero 6 in campo Fabrizio Folli, classe 74. Marco, anche per Fabrizio Folli come per Domenico Tassinari, la storia della pallamano. Sicuramente storia, sicuramente c'è tanta esperienza, però ci sono anche tanti anni, quindi voglio dire ovviamente la dinamicità di questo giocatore adesso non può essere al massimo. Vediamo adesso di correggere un po' tutti gli errori che abbiamo commesso, soprattutto in fase d'attacco, e dobbiamo scendere nel secondo tempo con una mentalità completamente diversa e un'organizzazione di gioco completamente diversa. Primi 27 minuti del primo tempo, il migliore in assoluto è Alessio Collevecchi. Sì, ma è semplicemente per il fatto che è stato esposto. Secondo tempo della gara tra ASD Lions Teramo e Romagna. Dopo il primo tempo 10-15 a favore del Romagna, completo nero che attaccherà per questo secondo tempo da destra a sinistra. Bianco-rosso invece la maglietta del Lions Teramo, che ovviamente attaccherà da sinistra a destra, ma il primo attacco del Romagna con il peggior attacco che sta di fatto vincendo la gara personale con la miglior difesa che è di Teramo, il peggior attacco di Romagna che è andato a segno anche adesso col 16-10. Più 6 per la formazione del Romagna, con Teramo che riconquista comunque il pallone ora in attacco, e più 6 se non ricordo male anche il massimo vantaggio della formazione romagnola, e arriva proprio all'inizio del secondo tempo. Di Giulio, il pallone per Toppi, Pieragostino, ancora Toppi, il tiro, il gol da parte di Toppi. Undici-16, terza rete per Paolo Toppi. Recupera il pallone Savini. Poi Giampietro, il pallone per Di Giulio. Dall'ala Savini non riesce a controllare il pallone e lo recupera Folli in ripiegamento difensivo. Comunque questa è la chiave tattica, vedi che in 5-1 sono riusciti a mettere assolutamente in difficoltà la circolazione di palla di Romagna, che non riesce a far partire gli schemi. E c'è stata l'intercettazione di palla, poi è chiaro, dobbiamo essere attenti in contropiede perché quelle palle non si possono perdere, però se si continua così è l'unico modo per recuperare lo svantaggio. 2 minuti e mezzo però sono andati già via nel secondo tempo e il punteggio è sempre, vede sempre Teramo sotto di 5 reti, 11-16, Folli dall'ala, il gol da parte di Folli. Prima rete personale per Fabrizio Folli, classe 74. Toppi, il pallone Pieragostino, Giampietro, 11-17 ora. Giampietro dall'ala, Di Giulio, il gol da parte di Riccardo Di Giulio. Terza rete personale anche per Riccardo Di Giulio, che aveva segnato le prime due reti del confronto, poi si era un po' fermato. E questa è la chiave di attacco se sei costretto a fare la, diciamo, terza fase, se sei costretto a riorganizzare il gioco. Cercare proprio l'uno contro uno in un semplice scalare per far andare al tiro le ali. Abbiamo delle ali molto molto regolari, quindi loro soffrono, ripeto, la circolazione di palla un po' più veloce, si aprono e quindi potrebbe essere veramente un'ottima soluzione. La parata di Pierluigi Di Marcello, però un nuovo possesso in attacco per il Romagna, che ora ci resta ancora con il tiro franco battuto. Tassinari, ancora Rotaru, Tassinari. Tassinari,
dentro per Rotaru, resta in zona attacco il Romagna. 4 minuti in deduzione nel corso del secondo tempo. Tassinari, fallo su Tassinari. Romagna in attacco da 2 minuti almeno. Sì, sarebbe il caso di alzare quantomeno il braccio per segnalare il passivo. Comunque, ripeto, ottima in questo momento interpretazione della difesa da parte di Teramo. Fallo su Tassinari. Folli, pallone per Romagna che per un attimo lo perde, poi ancora Folli, fallo di Savini, resta in zona attacco in Romagna, recupera adesso Teramo con Savini che va via in contropiede, il tiro di Savini ha tirato un po' troppo presto, il pallone ha battuto a terra e poi si è alzato sopra la traversa. Tassinari, Chiarini, il tiro, il gol da parte di Chiarini. Quinta rete personale per Chiarini. Gli arbitri in questo secondo tempo hanno totalmente perso il controllo della gara. Sì, assolutamente, l'attacco di Romagna era quantomeno da segnalazione di passivo, però mi fa piacere sottolineare che se si alza la tensione va tutto a vantaggio di Teramo, perché devono recuperare un po' di rabbia in questo momento e stiamo giocando molto di più in seconda fase in contropiede ed è questo quello che ci serve. E Romagna deve sentire anche un po' il peso di giocare fuori casa. Di Giulio prova il tiro, respinto dal muro difensivo del Romagna. La gara si è molto alzata agonisticamente parlando. Pieragostino, Giampietro, fallo su Riccardo Di Giulio. Toppi, il tiro fuori da parte di Paolo Toppi, si resta sotto di 6 reti, 12-18. Tassinari, trascorsi 6 minuti e mezzo nel secondo tempo. Rotaru, Tassinari, fallo su Tassinari da parte di Toppi. Chiarini, Tassinari dentro per il tiro parato da Pierluigi Marcello, del tiro di rigore a favore del Romagna. Vana di fatto la parata di Pierluigi Di Marcello, tiro di rigore per il Romagna con Rotaru che andrà al tiro. Rotaru che no, lascia l'incombenza al numero 19 Minoccheri. Minoccheri contro Pierluigi Di Marcello, tira il gol da parte di Minoccheri, terza rete personale, 12-19. Sette minuti e mezzo andati via nel corso del secondo tempo, Romagna aumenta il proprio vantaggio in questo secondo tempo, più 7 adesso. Pieragostino, palla per Toppi, Di Giulio recupera, ancora Toppi, Di Giulio prova, fallo su Di Giulio. Toppi, Barbuti, pallone per Leodori in campo, Di Giulio, Pieragostino, il gol da parte di Pieragostino. Quarta rete, ma è solo un primo passo verso un tentativo di recupero che in questo momento è veramente difficile. 13-19 il punteggio. Tassinari.
Cassinari per Rotaru, il tiro e il gol da parte di Rotaru. Ottava rete di Per Rotaru, Alessandro Rotaru, classe 98. Prima di questo incontro Rotaru ne aveva messo a segno 23. Sì, Teramo sta commettendo i soliti errori in difesa e mi sembra che sia tornata la difficoltà da quando si è rischierata nuovamente in 6-0, una 6-0 più aggressiva, ma che consente comunque a Romagna di iniziare la manovra. È buono invece l'atteggiamento in attacco, anche se un po' improduttivo, perché stanno comunque attaccando sull'uno contro uno, adesso hanno conquistato per esempio una superiorità numerica. Bisogna continuare così, ma assolutamente bisogna chiudere in difesa, chiudere in difesa. Va a segno Pieragostino, quinta rete per Pieragostino. Teramo sta cercando una sorta di continuità in attacco, ma per recuperare il punteggio. Ora sono 6 le reti da recuperare, quasi al decimo di questo secondo tempo. Bisogna chiudere le maglie in difesa in qualche modo. Chiarini, Rotaru, fermare soprattutto questo giocatore qui, autore di 8 reti fino a questo momento. Rotaru, Chiarini. Questo è in zona attacco in Romagna, scorrono i secondi. Tassinari, fallo su Tassinari. Tiro di Chiarini, la parata di Pierluigi Di Marcello, ma c'è, nonostante il braccio alzato per il rischio passivo, Romagna che si mantiene in zona attacco con fallo subito da Chiarini. Stellino giallo ora probabilmente per proteste a Marcello Fonti da parte dell'arbitro Lo Russo. Passivo che dura un'eternità. Chiarini, fallo. Folli, il tiro e il gol da parte di Folli. Seconda rete da parte di Folli. 14-21, nuovamente 7 le reti di vantaggio del Romagna. Toppi, il tiro, parata e poi palo. Tiro da parte di Chiarini, la parata di Pierluigi Di Marcello e poi c'è il gol da parte di Chiarini sulla respinta. Gol di Chiarini sulla respinta. Adesso bisogna sparigliare, adesso bisogna giocare moltissimo sui nervi, moltissimo sull'uno contro uno e portarli ad esaurirsi dal punto di vista fisico e mentale, perché oggettivamente gli arbitri ci stanno mettendo del loro, perché quello su Toppi era clamorosamente rigore e qui secondo me c'era anche un'invasione. Adesso bisogna veramente attaccarli sui nervi e andarli proprio addosso a cercare di mettere in difficoltà. La rete di Riccardo Di Giulio, la quarta personale, 15-22 il punteggio. C'è time out richiesto dalla panchina del Romagna, con Tassinari che vuole parlarsi su, ma soprattutto Romagna che ha 7 reti di vantaggio, 22-15, e qualche istante fa ne aveva 8. Demotti richiesto da Domenico Tassinari, ne approfitta ovviamente anche me, Marcello Fonti, per parlarci su. ...17:55 da giocare, tempo teoricamente ce n'è, ma questo secondo tempo c'è da valutare anche un altro fattore, che
la direzione arbitrale che sicuramente non sta convincendo assolutamente. E mi voglio fermare qui. Recupera il pallone ora Teramo con Di Giulio, contropiede con Barbuti, dall'altra parte Pieragostino, Pieragostino, il tiro e il gol da parte di Roberto Pieragostino. Sesta rete personale, meno 6, 16-22, è partito il countdown. Sì, devono continuare così, ripeto, adesso lasciamo perdere tutti gli schemi, tutte le possibili impostazioni, la pretattica, adesso bisogna giocare esclusivamente sull'aggressività. Provocarli per fargli prendere palla, provocarli intendo dire sportivamente, ovviamente bloccarli e ripartire subito in contropiede perché abbiamo poco tempo. Chiarini, pallone dentro per il numero 10 che è Panetti, rischio passivo, Panetti il tiro, la parata di Pierluigi Di Marcello, recupera palla Teramo, spinge Pieragostino dall'ala, Leodori il tiro, la parata da parte di Martelli. Di Giulio, il pallone per Toppi, Pieragostino. Di Giulio, fallo su Riccardo Di Giulio, ancora una volta non ravvisato. Chiarini, Passinare, vado a tassinare il pallone per Chiarini, la parata di Pierluigi Di Marcello che ora sta ergendo a protagonista. Barbuti, fallo ripetuto, Pieragostino, partita si è alzata molto in questo secondo tempo da un punto di vista agonistico, quasi metà secondo tempo è scivolata via, 16-22 il punteggio, la rete di adesso sarebbe necessaria nonché fondamentale, arriva allo sfondo di Pieragostino. Folli, pallone per Tassinari, dal fiume Chiarini marcato da Leodori, Tassinari, rischio passivo, Rotaro il tiro e il gol da parte di Rotaro, nona rete personale per Alessandro Rotaro, più 7 di nuovo per il Romagna. Bellia in campo, c'è Fabio Bellia in campo della formazione di Marcello Fonti che ovviamente sta cercando ogni risorsa per cercare di recuperare questo svantaggio. Leodori dall'ala, il gol di Andrea Leodori. Allora, da questo momento in poi della partita Teramo non deve più sbagliare niente. I conti sono semplici e per lo svantaggio che ha accumulato non può permettersi più le disattenzioni in difesa, non può permettersi più di sbagliare contropiedi e seconde fasi e non può permettersi più di sbagliare tiri dall'ala. Bisogna aggredire come sta facendo Leodori in questo momento, uscire fuori, spezzare il loro gioco e ripartire, ma ci vuole molta cattiveria soprattutto in difesa e questo non può succedere. Se si continua così mi dispiace, ma non c'è speranza. Settima rete per Chiarini, di nuovo più 7 Romagna, dall'altra parte Bellia, la parata di Martelli. ...17-24 il punteggio, il secondo tempo è addirittura 9-7 per Romagna, parziale, che ora perde palla in attacco,
Pieragostino, il pallone per Toppi. Fallo su Pieragostino da parte di Chiarini. Time out richiesto da Marcello Fonti. Sì, il momento adesso è delicatissimo perché veramente in maniera assolutamente inspiegabile, o meglio abbiamo cercato di spiegarlo, Teramo ha accumulato uno svantaggio troppo negativo, troppo importante. È difficilissimo e durissimo adesso riuscire a recuperare, anche perché Romagna farà di tutto per sfruttare il vantaggio che ha acquisito, ma assolutamente bisogna uscire, aggredire i terzini, spezzare il giro palla di Romagna e cercare in tutti i modi di velocizzare, andare in seconda fase, andare in contropiede e non sbagliare, non si può più sbagliare. E come dicevo prima, adesso un'arma in più è il pubblico, un'arma in più è la grinta, un'arma in più sono i nervi saldi. Se Teramo si scoraggia, ovviamente è la fine. Sembra quasi di vedere un po' una partita a parti invertite, sembra che Teramo stia facendo Romagna e Romagna stia facendo Teramo per come è il campionato, però vediamo che succede. Provate a scrutare qualcosa durante il time out, difesa alta, ordinato Marcello Fonti, tornato in campo anche Cristian Giampietro. 12:57 per chiudere il match, 7 reti da recuperare, 17:24. Potrebbe essere un'impresa quasi disperata, detta così, ma bisogna crederci. Pieragostino, Leodori, Di Giulio, Leodori, il tiro, Andrea, Leodori. Seconda rete personale, 18:24 il punteggio. Chiarini. Tassinari, prima battuta c'è la difesa di Cristian Giampietro, poi Tassinari dall'ala, il tiro fuori con la deviazione di Pierluigi Di Marcello. 18° del secondo tempo, Pieragostino spinge, fallo su di lui, Bellia. Palla persa in attacco con il passaggio non capito e Romagna ha una nuova opportunità in attacco, più 6 per i romagnoli. Tassinari, Rotaru. Fuori il tiro da parte di Dal Fiume, può ripartire Teramo con Romagna che sta concedendo qualcosa, ma non c'è ancora il tentativo di Pieragostino, poi Leodori non riesce a controllare. È già la seconda volta che Pieragostino rifiuta di scaricare all'ala, che sarebbe la soluzione migliore, anche perché l'ala, la nostra ala ce l'ha i numeri per poter cercare, Barbuti ce l'ha i numeri per poter cercare la soluzione. È già il secondo errore che commettiamo e questo purtroppo non possiamo permettercelo assolutamente. Infrazione e attacco per il Romagna. Dall'altra parte Giampietro in contropiede, il tiro, il gol da carta di Cristian Giampietro. Terza rete personale. Quello che si è visto adesso esattamente è la chiave di lettura che sarebbe dovuta essere per tutta la partita, costringere Romagna all'errore e partire in contropiede, dovrebbe essere tutta così. Speriamo adesso, difesa alta e via in seconda fase contropiede, di poter fare un vero e proprio miracolo. Meno 5, 19:24 dall'ala Minoccheri, il tiro e il gol da parte di Minoccheri. Quarta rete per Minoccheri, ovviamente ogni gol del Romagna a questo punto è quasi come un punto a favore degli ospiti verso la vittoria. Giampietro, 9:40 a giocare, 19:25 il punteggio. Valeri, il tiro, la parata di Martelli. Recupera Di Giulio, poi Chiarini, fallo. Bravo Riccardo Di Giulio che recupera il pallone. Il gol da parte di Barbuti.
Tutto è nato dal recupero di Riccardo Di Giulio. 20-25, 9-10 da giocare. Tassinari, difesa di Cristian Giampietro. Chiarini. Ancora Tassinari. Rotaru. Tassinari, Rotaru, il tiro fuori da parte di Rotaru. Speriamo non sia troppo tardi. Sì, come vedi Romagna patisce, l'avevamo detto all'inizio, patisce la difesa aggressiva. Non ha i numeri per poter aggredire sull'uno contro uno in maniera decisiva una difesa così aggressiva. Abbiamo commesso troppi errori in difesa e ne abbiamo commessi troppi in attacco. È semplice, questo serve a spiegare un divario così alto. Bisogna concentrarsi e provare a fare questa impresa. Barbuti! Davide Barbuti, meno 4, 21-25. Otto minuti esatti per chiudere il match, meno 4, 21 per chi difende Teramo, 25 per chi attacca Romagna. Chiarini, palla per Tassinari. Lo spazio per Folli. E rinuncia Tassinari, rischio passivo per il Romagna, fallo di Giampietro. Cronometro fermato con netto ritardo dai due fischietti pugliesi che nel secondo tempo non hanno convinto per niente. Si è asciugato il parquet. Tassinari. Palla persa da Romagna. Teramo recupera. Valeri. Infrazione fischiata a Leodori, che aveva trovato la rete. Folli. Tassinari, fallo in attacco fischiato a Tassinari. 6-48, 4 reti da recuperare. Giampietro. Leodori, Di Giulio, dall'ala! Riccardo Di Giulio! Quinta rete personale, meno 3, a 6:30 da giocare. Finale caldissimo, Romagna già con il passivo. Tassinari. Già con il passivo Romagna. Tassinari, il tiro, la parata di Pierluigi Di Marcello. Barbuti. Valeri. La parata da parte di Martelli. Si resta meno 3, 22-25. Time out ora richiesto dal tecnico del Romagna, Domenico Tassinari. 22-25, poc'anzi è stata sprecata una grande occasione. Sì, vabbè, adesso ti ripeto, insomma, gli schemi sono saltati. Certo che andare a cercare in seconda fase un tiro da così lontano non è certo la soluzione migliore. Per quanto possibile bisogna riorganizzare le idee, perché fino adesso si è fatto un buon lavoro in difesa, si è passati a questa aggressione molto alta, molto incisiva. Si è visto, Teramo si è presentata quasi con un 3-3 alla fine per poter spezzare, per poterli aggredire e non farli partire per niente. Bisogna cercare questo, il tempo passa e dobbiamo cercare una maggiore continuità in attacco. È un'occasione veramente troppo importante per la classifica di Teramo, per poter buttare alle ortiche
un campionato così bello. Speriamo che si riesca veramente a continuare a mordere l'avversario in questo modo e a trarre i frutti di questo, di questa aggressività difensiva. Però ecco, ovviamente torniamo a dire, come sempre, non si può sbagliare in attacco, non si può sbagliare più nulla. Dopo il time out si torna in campo, 5:48 da giocare per chiudere l'incontro, 22 Teramo, 25 Romagna. Tassinari, pallone per Chiarini, palla persa da Rotaru, Barbuti va in contropiede, Barbuti, Davide Barbuti, terza rete personale, il Palabinchi adesso è infiammato. 5 minuti, 23-25, meno 2. Ma stai zitto. Tassinari, il tiro, la parata di Pierluigi Di Marcello, arriva il tiro di rigore. Tiro di rigore per il Romagna. Tiro di rigore per il Romagna. Minnoccheri contro Pierluigi Di Marcello. La traversa! La traversa, la traversa! Si resta meno due! Si resta meno due! Pieragostino! Barbuti, Pieragostino! La parata di Martelli, poi Andrea Di Marcello, invasione! No, tiro di rigore, tiro di rigore! Tiro di rigore per Teramo! Si gioca in una bolgia adesso. Tiro di rigore per il Teramo dopo che Andrea Di Marcello con il suo braccio destro aveva preso il pallone in una mischia di giocatori. Andrea Di Marcello adesso ha fatto un'azione veramente spettacolare perché capisci dove ti può portare la grinta, la voglia di vincere. Andare a recuperare una palla con un braccio solo per andare a cercare gol e rigore vuol dire che adesso veramente c'è la convinzione di dover portare a casa il risultato. Ripeto, Teramo deve portare a casa il risultato. Adesso ha l'obbligo di crederci e ha l'obbligo assolutamente di non sbagliare nulla. E purtroppo questa non ci voleva. Bisogna continuare così. Sbaglia il rigore Riccardo Di Giulio, si resta a meno 2. Fallo su Rotaru. 4 minuti esatti per chiudere il match. Tassinari. Rischio passivo per il Romagna, poi infrazione di attacco. Bisogna andare a segnare però. Barbuti, 3:40 da giocare. Fallo su Barbuti. Pieragostino, Leodori, Pieragostino, Marcello Fonti dalla panchina cerca di dire qualcosa a Riccardo Di Giulio, ma si è creato un clima davvero incandescente qui al Palabinchi e difficilmente arriverà qualche consiglio in panchina, dalla panchina verso il campo. Pieragostino, Di Giulio, Valeri, Barbuti. 3 minuti da giocare, Valeri, Di Giulio, si chiude la difesa del Romagna, non lascia varchi, Valeri, respinto, Barbuti, l'intervento di Folli, rimessa in zona attacco per la Lions Teramo. Pieragostino, fallo su Pieragostino, rischio passivo, Pieragostino, Valeri, si alza il tiro, dal basso la rete di Valeri. È abituato ad alzarsi, questa volta ha tirato quasi rasoterra. Seconda rete personale, 2:28 da giocare, 24-25, tutti in piedi al Palabinchi per questa gara, incredibile, incredibile la rimonta del Teramo. Ora Tassinari, il pallone di Golini, passi da parte di Golini,
si riprende a giocare, passi da parte di Collini, scorrono i secondi. Teramo una grossa opportunità, 120 secondi dalla fine, 120 secondi esatti dalla fine. Pieragostino, Di Giulio, Valeri, ancora Valeri, si alza il palo, a dire di no a Valeri. Tassinari, pallone per Rotaru, 1:30 da giocare, Tassinari. Ora Tassinari, il pallone per Chiarini. Folli, pallone per Chiarini, il tiro, la parata di Pierluigi Di Marcello, recupera Barboti. 1:10 da giocare, Pieragostino, Valeri. Pieragostino fa girare palla Teramo. Time out di Marcello Fonti a 1:03 dalla conclusione della gara. Ci voleva assolutamente, perché in questo momento l'urgenza è quella di organizzare questo ultimo minuto. Minuto in cui si può sicuramente agguantare il pareggio, minuto in cui bisogna provare a vincere. È molto dura, è molto dura, è molto dura, forse impossibile, ma si può fare, perché Romagna, come si è visto, temendo molto la difesa aggressiva, lascia poi i palloni. Mi dispiace soltanto che forse questo doveva essere fatto prima. Adesso cerchiamo quantomeno di assicurarci il punto, di andare subito a concludere, riaggredire Romagna in attacco e poi giocarti tutto con un unico contropiede. Squadra in campo dopo il time out di Marcello Fonti, dal palabinchi, dagli spalti, l'incitamento per i biancorossi di Marcello Andrea sul punto di battuta. Gianpietro, Pieragostino, Gianpietro, Riccardo Di Giulio, 55 secondi da giocare, Pieragostino, il tiro, la parata di Martelli, Andrea Di Marcello, fallo su Andrea Di Marcello. Recupera il pallone in Romagna, Folli, palla per Tassinari, Folli, tiro di Folli, la parata di Pierluigi Marcello, ma c'è il fallo su Folli, 22 secondi da giocare. Tassinari, 12 secondi da giocare. Minoccheri, Folli, rischio passivo, tiro di Folli, il gol che mette fine alla gara. La terza rete di Fabrizio Folli decreta la vittoria del Romagna, che espugna il palabinchi, 26-24, il tabellino finale, 5 reti di Giulio, 3 Barbuti, 3 Toppi, 3 Gianpietro, 6 Pieragostino, 2 Valeri, 2 Leodori, 3 Fabrizio Folli, 4 Minoccheri, 1 Tassinari, 1 Dal Fiume, 1 Collini, 7 Chiarini, 9 Rostaru. 26-24 il finale, vince Romagna la partita delle occasioni perse. Marco, per Teramo, onore e merito comunque al di là di tutto a Romagna, che ha giocato la sua partita, veniva qui con una squadra nettamente magari più forte di lei, che era il Teramo, con 2 punti all'attivo, ha giocato la sua gara e anche la meritata. Ah, sicuramente l'ha meritato, perché Romagna non ha rubato nulla, è venuta a fare la sua partita. Sicuramente Tassinari sa, ha preparato la partita molto bene, perché quando dicevo prima che Romagna ha fatto Teramo e Teramo ha fatto Romagna, è perché c'è stata una fase di gioco molto prolungata in cui Romagna ha aggredito in difesa. Il problema è stato che questa è stata una partita persa da Teramo, è persa per la mancanza di aggressività in difesa, per gli spazi lasciati, perché non si è capito forse in tempo che bisognava andare a fare tutt'altro lavoro in difesa, bisognava aggredirli in maniera molto profonda, molto alta. E poi sì, gli errori in attacco però, ripeto, dettati da conclusioni troppo forzate, da una circolazione troppo lenta. La chiave della partita è quella che abbiamo visto alla fine in rimonta, costringerli all'errore, Romagna è una squadra che sbaglia tantissimo, e ripartire in seconda fase in contropiede. Purtroppo l'abbiamo fatto troppo tardi. Questi sono due punti che
Mi dispiace dirlo, mi pesa veramente tanto il cuore, ma sono due punti molto 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 pesanti sulla classifica di Teramo, ed era una partita che Teramo doveva assolutamente portare a casa. È stata in parte sottovalutata dai ragazzi, può succedere. E ora bisogna ripartire a testa bassa e andare a recuperare questi due punti altrove, imparare la lezione, portarla a casa e andare a recuperare questi due punti magari in trasferta in qualche altro campo dove forse non si contava di fare questi punti. È un campionato imprevedibile, è un giorno imprevedibile. Onore a Romagna, onore ai suoi giocatori, onore al grande allenatore che li guida, e speriamo per Teramo che questa lezione sia servita. Prima di chiudere, giusto il tempo di dire che sabato Teramo andrà a Bologna contro la capolista attuale Bologna United. Il prossimo turno casalingo, e sarà lì che ci rivedremo, sarà sabato 9 dicembre, quando al Palla Giorgio Binchi arriverà il Pantarei Modena. È tutto per questa telecronaca, la più cordiale buona serata da Matteo Falzon e da Marco De Federicis e ovviamente da Fabio Fedeli, che ha curato le riprese. Buona serata.